Buonasera mister, effettivamente partiamo da qua, dalla soddisfazione immagino ci sia. Cioè, qual è la cosa che le è piaciuta di più della prestazione di oggi, mister? La squadra ha fatto una buonissima gara, è stata in equilibrio sempre, ha comandato sempre il gioco fin dal primo momento. Non ci è riuscito a sfruttare all'inizio degli episodi che si erano creati in maniera corretta, in maniera importante, però poi avevamo di fronte una squadra tosta, una squadra che sa dove vuole andare. Oggi probabilmente noi siamo stati superiori, però la partita non è stata assolutamente facile. Non è stata facile dal punto che lei ha insistito tanto anche a bordo campo su un episodio al decimo del primo tempo che in quel momento con la partita molto in bilico poteva essere importante. Lo vogliamo rivedere insieme, mister? Stiamo parlando di un tocco di mano di Andrea Ranocchia, per cui lei poi ha protestato, mi sembra, non poco, ecco, anche con il quarto uomo. No, io ho parlato con il quarto uomo, non ho protestato assolutamente per niente. Ora però vediamolo. Sì, eccolo qua. Vabbè. Questo per quello che ci hanno spiegato, probabilmente a vederlo ora così è rigore, però nessuno, non lo dico ora che abbiamo vinto 4-0, nessuno ha protestato, io non ho protestato di panchina, nessuno ha protestato a fine primo tempo, nessuno è andato intorno all'arbitro a Fornò a protestare, perché se l'ha visto così e poi l'ha rivisto anche il Rati al VAR, che è uno dei migliori, per cui noi lo accettiamo e lo dico perché lo hanno fatto lì al momento di accettarlo in campo, nessuno ha protestato, no perché ora ho vinto 4-0, va bene così e Fornò ha fatto una buonissima gara. Passiamo allora a un altro che ha fatto una buonissima gara come Kvaratskhelia, è un giocatore che oggi il Maradona ha conosciuto da vicino, lei cosa ci racconta invece che da qualche settimana ci lavora insieme? Ma è un calciatore che ha delle buone qualità, è prima di tutto un grande professionista, un bravo ragazzo e poi ha queste qualità di fare uno contro uno, di vedere la porta, ha più soluzioni perché calcia di destra, calcia di sinistra e ancora si deve sciogliere perché anche oggi era tesissimo, è entrato dopo 10 minuti, ha cominciato a strecciare i flessori perché sente ancora troppo questo nuovo incarico che ha, sa che deve dare delle soddisfazioni a un pubblico esigente come quello del Napoli, questo lo carica di responsabilità e ancora se le sente addosso. È bene che abbia fatto gol in queste due partite e che riesca a trovare l'equilibrio e la tranquillità prima possibile. Sembra che queste responsabilità se le senta addosso anche Osimhen, perché ci ha raccontato prima nell'intervista a fine match che quando è uscito era arrabbiato non per il cambio, ma perché voleva che la squadra continuasse ad attaccare e continuasse ad essere pericolosa. Sì, me l'ha detto anche a me quando è uscito. È andata però, così intanto, sì. Sì, sì, però poi la squadra ha fatto quello che doveva fare. Ha fatto quello che doveva fare perché poi stai vincendo una partita in maniera abbastanza netta, per cui sono bravi a trovare i giocatori sulle vie di mezzo perché Stroppa è uno che li sa far giocare bene e poi quando vai a pressare alto e qualche volta ti trovano non in equilibrio e rischi di prendere gol, è una cosa che non deve succedere. Se, fra le due scelte, se si fa una volta attenzione, è una cosa che si deve accettare e che si sta in equilibrio per non prendere la ripartenza sul risultato di 3-0. Grazie, mister. Grazie a lei.